al Parco di Montesocci. Un applauso speciale a Carlo Verdone e Francesco Zittel che modereranno la serata. Grazie a voi, grazie a voi. Allora, intanto volevamo invitare sul palco il comitato Montesocci, il comitato Balduina e Lorenzo De Santis, ex presidente del comitato Balduina, con il quale abbiamo fatto una grande battaglia lo scorso anno e che ci lega un rapporto d'amicizia ed è uno dei motivi per cui siamo qui, quindi chiedo di salire sul palco, grazie. Abbiamo costruito, Carlo, questa manifestazione parlando con tutte le componenti, compreso l'Istituto Agrario del Domizio Lucilla. Ringraziamo la preside che ci ha consentito di fare gli allestimenti, perché crediamo sempre che le iniziative debbano partire dal basso e mai arrivare dall'alto, quindi loro erano qui sul territorio e abbiamo prima di tutto mesi fa incontrato loro per sapere che cosa ne pensavano e quali potevano essere le cose che aveva bisogno il Parco di Montesocci. Quindi passo un attimo la parola a Lorenzo per dirci due parole. Ti ringrazio e ringrazio i ragazzi del Cinema America, non solo per quello che sono, ma perché umanamente sono delle persone fantastiche che ho avuto modo di conoscere. Siete su questa location unica che forse molti non conoscevano per la vista che regala, che ha molte questioni da affrontare, diciamo, e spero che riusciremo anche col supporto dei ragazzi del Cinema America a realizzare, da un piano prevenzione antincendi a quello che è il prolungamento del parco lineare verso San Pietro usando il vecchio viadotto delle Fornaci e il recupero del casotto di Montesocci. Ce la faremo, ma anche grazie ai ragazzi sicuramente avremo un ottimo apporto. Grazie. Grazie a te. Sì, in breve, il tipo sul piano antincendi, abbiamo capito che il problema è che i Vigili del Fuoco non hanno la mappetta che invece avete voi per arrivare qua, quindi noi la mettiamo a disposizione così magari riusciamo a spegnere gli incendi al Parco di Montesocci, basta dire come si arriva nei luoghi, no? Come la Cervelletta, poi era un posto sconosciuto e invece tutta la città la conosce, quando i forze dell'ordine non conoscono bene il posto non riescono a fare prevenzione. Passo la parola al Comitato Montesocci. Buonasera, sono Anna Ridano, volontaria del Comitato Montesocci, sono qua insieme ad altri rappresentanti della nostra organizzazione e credetemi davvero, il Comitato Montesocci non poteva mancare questa sera, sia per ringraziare chi ha reso possibile questa rassegna cinematografica al suo esordio questa sera, sia per raccontarvi che la nostra fondatrice Orchidea De Santis si è battuta per l'apertura di questo parco molto molto prima della ufficializzazione dell'apertura, appunto nel 2013. Il suo intervento è stato decisivo contro il degrado ambientale in cui riversava quest'area e per tutelare la bellezza di questo posto e per consentirne la fruizione a voi cittadini quotidianamente. Noi che cosa facciamo? Soltanto la clacca, fortunatamente. Intanto devo dire una cosa per tutte, almeno una volta al mese ci armiamo con i guanti e i sacchi neri e veniamo qui a raccogliere le bottiglie di birra, i sacchi, i cartoni della pizza, i bicchieri di plastica, spaziamo il belvedere, inappiamo le piante. Però facciamo tutto questo in una sinergia, in un'ottica pubblico-privata con il 14° municipio di Roma Capitale, affinché il nostro dinamismo sia anche il pungolo per l'amministrazione, affinché venga, diciamo, spalciata l'erba e osservati, rispettati soprattutto ordine e sicurezza pubblici. Però naturalmente non ci occupiamo solo di questo e soprattutto questa sera siamo molto molto felici di potervi annunciare uno dei tanti progetti culturali che abbiamo portato avanti. Questo vuole consacrare in modo particolare questa serata e si tratta di un'iniziativa che coinvolgerà degli artisti di strada per ritrarre il volto di Nino Manfredi sulla scalinata che vedete alla nostra sinistra, alcuni fotogrammi del film Brutti sporchi e cattivi sulla spalletta del Belvedere e in particolare, in ultimo ma non per ultimo, dedicare proprio a Ettore Scola, di cui Orchidea era grande amica, questo piazzale. Ci auguriamo che il municipio e la toponomastica ci vengano incontro. Siamo aperti
suggerimenti a nuove idee, suggerimenti soprattutto a nuove adesioni. Chi vuole entrare in contatto con noi, siamo su Facebook, la nostra pagina conta oltre 2000 followers e mi auguro che da domani i mi piace schizzeranno all'insù. E quindi grazie a tutti, grazie e buona visione. Grazie di cuore. Io, prima di lasciare in palco la parola a Carlo e Francesco per la proiezione di Brutti Sporti e Cattivi e l'omaggio a Nino Manfredi per i 100 anni dalla sua nascita, volevamo ringraziare intanto Valerio Barletta, l'ex presidente del municipio. Ci sono anche Maurizio Veloccia e Sabrina Alfonsi. Con Maurizio portammo il cinema a Corviale, mentre con Sabrina Alfonsi è nato il cinema a Piazza San Cosimato. Sappiamo che è in arrivo anche la sindaca Virginia Raggi, quindi la ringraziamo in anticipo e poi magari la salutiamo quando arriva. Ma la cosa fondamentale che vogliamo dire è che pensiamo che questa città non abbia bisogno di una campagna elettorale, abbia bisogno che le amministrazioni e le istituzioni di qualunque colore continuino a lavorare, perché da operatori culturali non possiamo che riportare una richiesta d'aiuto, perché sinceramente mancano molte volte i punti di riferimento, mancano molte volte l'equità, la sensibilità e la correttezza di riconoscere quando c'è il torto e quando c'è la ragione. Quindi se volete che noi continuiamo a fare quello che facciamo, a stare in questi parchi, in queste piazze, abbiamo bisogno di tutto il vostro aiuto. L'amicizia con Lorenzo è stata in qualche modo uno di quei motori che ci ha fatto andare avanti nei momenti più bui della nostra esperienza. E parlando di momenti più bui, io volevo dire una piccola cosa personale, volevo chiedere a Federico Croce di salire sul palco, perché finita la stagione estiva sotto scorta e dopo tutte le vicende dell'antitrust sono andato veramente giù un po' in depressione, non mi era mai successo, quindi non vedevo più l'orizzonte, ma Federico ha visto il parco di Monteciocci, quindi se oggi c'è il parco di Monteciocci qui è grazie a questa bestia che segue tutta la parte amministrativa e di contratti dell'associazione di Comerica. Gli passo la parola per veramente aver... mi sono sempre sentito che dovevo trasportare il gruppo, a un certo punto ha detto io non riesco più ad essere il motore e lui ha messo tutte le marce possibili. Grazie Federico. Non me l'aspettavo, scusatemi, anche l'emozione. No, sicuramente in questi anni siamo cresciuti tanto e ci siamo legati tantissimo come gruppo. E adesso questa manifestazione è appunto possibile grazie a 70 persone che lavorano tutti i giorni, e dei ragazzi che arrivano, che sono dei volontari, che vogliono semplicemente aiutare e entrano dentro al vortice, insomma, delle nostre iniziative. Ma soprattutto è fondamentale per noi la vostra presenza, perché è bellissimo vedere le piazze con le persone che hanno voglia di uscire, che hanno voglia di stare insieme, che hanno voglia di vedere dei film. Quindi un applauso soprattutto a voi che siete qui e speriamo di vederci, insomma, per tutta l'estate. Grazie mille. Fa frega pure come oratore, eh? Da un po' mi ritrovo pure vicepresidente al posto del presidente del Piccolo America. La parola a Carlo Verdone e Francesco Zitta, grazie! Quali scegli? Innanzitutto grazie a voi per l'invito, sono molto orgoglioso di aprire questo bellissimo posto, perché io francamente da romano mi vergogno un po', ma non c'ero mai stato, è fantastico, veramente bellissimo, quindi averlo riconvertito nel migliore dei modi, averlo fatto addirittura un parco culturale estivo è veramente un'ottima idea. Ma loro sono bravi, quindi sono venuto volentieri per loro e poi anche per salutare tutti voi e ringraziarvi sempre. Allora, eccoci. Allora Carlo, io come sempre cerchiamo di non raccontare troppo del film, ma di parlare dell'importanza, perché non so, innanzitutto quante persone hanno visto il film già? No, una metà ha visto già il film. Questo è un film sicuramente popolato, animato da tanti caratteri, no? Come piace a te naturalmente, però c'è un elemento che in qualche maniera è davvero protagonista del film, come lo è stato in tanti film anche di quel periodo, che è la periferia. Ecco, quanto appunto è stato importante per Scola secondo te
poter ragionare su questo concetto e renderlo centrale all'interno di un film come questo, che comunque è un film di personaggi, di caratteri, dominato da Mastroianni. Mastrola è sempre stato un regista attento agli ultimi, cioè agli emarginati, alle persone in difficoltà, ai drammi dalla povera gente in qualche modo. Quelli sono i film di Scola belli. Poi c'è stato anche La Terrazza, che era un bellissimo film, La Cena e tutto. Però Dramma della gelosia, questo che proiettiamo stasera. Brutti, sporchi e cattivi. Ed C'eravamo tanto amati. Sono film veramente che fanno parte della commedia italiana, quella di serie A. Scola è sempre stato un acuto osservatore della realtà, di certi ceti sociali, però era anche uno che conosceva bene l'animo umano. Le sue sceneggiature sono sempre state molto precise, molto attente, e questo film, quello che vedremo questa sera, è importante, perché lui dove va? Va praticamente va nella zona del neorealismo e ne fa una commedia, per quanto grottesca, però è una commedia. Una commedia che poi ha dei significati, perché in realtà che cos'è? È praticamente il naufragare anche di dei disadattati che sarebbero stati anche con animo buono, però messi nelle baracche, dimenticati da tutti, a un certo punto con i soldi che girano intorno dei palazzinari, alla fine il dio denaro, li fanno crollare anche eticamente, quindi c'è anche un crollo etico di questi qua. E quindi è molto interessante come film. E poi c'è da sottolineare che c'è forse la migliore interpretazione di Nino Manfredi di tutta la sua carriera. Lui ha fatto veramente un grande film, era difficilissimo, e ha superato la prova, direi, in maniera superlativa. Ma tutto il film è un film singolare, che va visto. Certamente le periferie cambiano. Scola ci ha rappresentato le periferie con le baracche, con le cose, eccetera. Poi Pasolini non ha mai raccontato le periferie in maniera comica, ma in maniera molto drammatica, molto vera, ma con molta poesia. Ricordiamo Accattone e soprattutto ricordiamo Mamma Roma. E poi le periferie cambiano di colpo. Ecco che arriva quindi Callegari, con Amore Tossico, e poi oggi arrivano i Fratelli di Innocenzo, che guardano e esplorano la periferia. Attraverso questi registi noi vediamo l'evolversi della zona periferica, come è diventata. Oggi è diventata indubbiamente più difficile, più cattiva, se vogliamo. Perché? Perché è sempre stata dimenticata dal governo, dallo Stato, è sempre così, non c'è mai stata una vera grande attenzione. Quindi dove non c'è attenzione, dove c'è solitudine, dove ci sono soltanto alveari, cosa vuoi che nasca? Allora, quindi questi autori hanno, con il loro modo di vedere, raccontato molto bene quelli che sono i disastri, in qualche modo, che tutte le città, molte città europee ce li hanno. Io sono stato a Parigi, so delle situazioni uguali, però là c'è qualcosa sotto. Tu scendi sotto un palazzone dei 12 piani, però c'è una libreria, c'è una brasserie, c'è un ristorante, c'è vita. Spesso qua non c'è niente. Meno male che avete creato innanzitutto un bel parco che potrà anche essere utile anche per i bambini, per le persone che vogliono. Insomma, questa è già una cosa, insomma, è una piccola cosa, però è importante. Però insomma, auguriamoci che in futuro, insomma, alla fine si faccia uno scatto di sensibilità, ecco, per non lasciarle così. Quei film erano belli, ma non li vorremmo mai vedere, quei film là, perché poi in realtà sotto sotto ci sono tragedie, c'è malessere, c'è tormento, quindi no. Prima tu parlavi di Nino Manfredi, che è uno straordinario attore, di cui però, dal mio punto di vista, si parla spesso di meno rispetto ad altri, insomma si parla meno di lui rispetto a Gassman, Tognazzi, Sordi. Ci restituisci la tua
idea, il tuo pensiero su Nino Manfredi? Nino Manfredi, grandissimo attore, si è scontrato con delle personalità fortissime. Con questo non è che fosse meno bravo, era bravo, però la personalità di Sordi era una ti veniva addosso come un treno, è una maschera Sordi. Gassman, altra grande personalità, attori autorevolissimi, Tognazzi stesso, insomma aveva anche lui una personalità forte, diversa, lombarda, però quindi era quello che non è che fosse privo di personalità, ma gli altri ne avevano troppa secondo me, capito? Quindi è quello il cosa. Però insomma i grandi, tra i grandi insomma Nino Manfredi ci sta, c'è poco da fare, non è che lo possiamo mettere da parte, scherzi, poi con un'interpretazione del genere tutto straordinario in questo film, sì, insomma chi non l'ha visto si renderà conto, anche poi qui interpreta un ruolo particolare, quindi si coglie un altro lato della grandezza di, sicuramente di Manfredi. Questa invece è una domanda più rivolta a te, so che adesso stai lavorando, stai girando, com'è stato per te, perché i grandi momenti di crisi, che siano personali o come nel caso invece specifico del momento viviamo, di un'intera società, di proprio quello che ci ha colpito con questa pandemia, che riflesso ha avuto su di te, che pensiero anche nello sviluppo della tua comicità, dei tuoi del tuo lavoro, insomma, com'è andata per te? Ah, quando abbiamo capito l'effetto devastante della pandemia, mi ricordo che la mattina stavo al telefono con Paolo Sorrentino, eravamo tutti e due alle cacce e poi le ferite, io col film bloccato, lui che non sapeva che fare. A un certo punto lui ha detto una frase, ha detto qua bisogna capire se è un anno perso o un anno guadagnato. Io ho detto Paolo, un anno guadagnato francamente, eppure se ci mettiamo a scrivere, se ci avvantaggiamo, e ci siamo lasciati così, che ci saremmo visti prima o poi. Poi la situazione è cambiata con lockdown totale e non ci siamo più visti, siamo solo sentiti al telefono. Però questa cosa mi ha fatto riflettere, ho detto, io sono praticamente 9 anni che sto in ritardo con Bompiani per la consegna del secondo libro, il primo era stato La casa sopra i portici. Cominciavo a non camminare già più bene perché la promozione mi aveva stroncato di Si vive una volta sola. Ho fatto tutta quella promozione poi anche in zone dove è esploso veramente il Covid, quello brutto, brutto. Entrando veramente, io avremmo incontrato qualcosa come 20.000 persone sicuramente, perché abbiamo fatto tutta l'Italia e ogni città aveva 2 sale piene, 3 sale piene, 2, 3. Da Palermo a Torino, a Milano, a Padova, è stata una cosa, come non ce lo siamo preso non lo so. E a un certo punto poi durante il Covid la situazione mia personale è diventata quella veramente di un invalido, cioè io non ero più in grado di camminare, e le anche, avevo le cartilagini che stavano mangiando anche l'osso nuovo, quindi non andavo avanti con gli antidolorifici. Allora ho detto qua l'unica cosa è mettersi su una sedia, andare in campagna, mi faccio chiamare a contatore di pranzo che piano piano mi portano su, mi sono messo alla biblioteca e in 9 mesi e mezzo ho scritto il libro La carezza della memoria. Contemporaneamente ho scritto questa serie che si chiama Vita da Carlo. Quindi mi dedicavo, un giorno lo dedicavo al libro, un giorno lo dedicavo alla scrittura della serie, e alla fine sono riuscito a fare tutte e due le cose. Il libro è uscito, la serie la sto girando, quindi ho cercato di non perdere tempo, come diceva Paolo, ma di darmi da fare, di avvantaggiarmi in qualche modo, con la speranza che prima o poi sarebbe finita. Purtroppo il desiderio di uscire in sala non c'è stato, perché il produttore ha aspettato un anno, più di un anno, poi a un certo punto ha detto non ne posso più, io che posso fare? Non sono il proprietario del film, il proprietario è lui, non ho interessi sul film, è lui che decide. Quindi abbiamo deciso così e il film è andato dove sapete, sulla piattaforma. Però auguriamoci, adesso questa è per la piattaforma quello che sto girando, però mi auguro veramente che il prossimo film
di uscire canonicamente nella sala che io tanto amo, perché io voglio ricordarvi, io sono stato un esercente, il Cinema Roma alla fine io l'ho portato avanti per qualche anno sempre con grande successo e soprattutto proiettando film di giovani autori, Baldoni, Zanasi, gente che non voleva nessuno, li mettevo al Cinema Roma, che mi hanno fatto un tipo di pubblico molto attento, molto chiamava soprattutto le nuove proposte, e quel cinema aveva un suo pubblico, quindi era un cinema che dava un sacco di soddisfazioni. Poi col crollo della Cecchi Cori Group quel cinema si è dovuto chiudere, e peccato, è stata un'esperienza che a un certo punto è finita, ma mi è dispiaciuto molto. Quindi questo per dire che sai quanto amo la sala, l'ho seguita per 4 anni quella sala, quindi con un amore enorme. Il titolo Roma gliel'ho dato io, perché prima si chiamava Esperia, e quindi è purtroppo andata così. Dai, comunque speriamo che tutto si possa rimettere a posto, dai. Parlando di sala, hai fatto un assist di quelli splendidi, lì c'è una persona che ride in prima fila, tra un paio di mesi, insomma, se non sbaglio, il 30 settembre. 30 settembre. Nel frattempo è arrivata la sindaca Raggi, che salutiamo. Ciao, ciao a tutti. Buonasera. Come tu sai, appunto, loro riapriranno il cinema dedicato al tuo grande amico Massimo Troisi. Innanzitutto, che effetto che Carlo ha visto? Che Carlo ha visto, sì, che è stato a trovare. Bellissimo, veramente un lavoro egregio, un lavoro fatto soprattutto con passione, con amore, e quindi ecco, quello è un bel segnale per la sala. Ecco, quando vedi una sala così, allora ti viene voglia di. Sicuramente altri esercenti lo vedranno e diranno: anche noi dobbiamo adeguarci a quello che hanno fatto loro. Perché se vedono che magari il loro ha un livello più alto, anche loro cercheranno di arrivare a quel livello. No, è stato veramente un lavoro splendido, splendido. Un applauso alle architette che sono in sala, Raffaella Moscaggiuri e Claudia Tombini. 30 settembre apre il Cinema Troisi. Sicuramente ci sarà modo di andarli a trovare, di organizzare delle belle serate, magari anche proprio per ricordare, come stasera facciamo con Scola e con Manfredi, naturalmente, Massimo Troisi. Assolutamente sì, era un mio caro amico, piacerebbe partecipare all'inaugurazione, così, e dire anche due parole su Massimo, che se le merita tutte, certo, perché no. Un applauso per Massimo. Io l'ultima cosa che ti chiedo, poi per lasciare lo spazio al film, ti ricordi l'impressione che ti fece questo film quando uscì in sala nel 76? Io questo film lo vidi dopo un po', perché stavo laureando, insomma mancavano gli ultimi esami e andavo in qualche cineclub la sera, lo vidi dopo. Mi fece un bellissimo effetto dal punto di vista attoriale, però cominciavo già a immergermi dentro la vera commedia all'italiana, rivista e corretta da Scola, perché questo è un film, l'abbiamo detto, che va verso il neorealismo, però ha un substrato comico, grottesco, quindi era un film anche un po' atipico per Scola, portare quei personaggi a quei livelli così grotteschi. Mi fece una bellissima impressione, e tutti questi film poi alla fine mi hanno influenzato, cioè nel senso che mi hanno fatto venire voglia di poter dire anch'io un domani, chissà, avevo il diploma del Centro Sperimentale di Cinematografia, di poter fare qualcosa. Poi ho scelto la mia strada e la mia carriera, insomma, la conoscete, non ho fatto queste cose qua, non ho fatte altre, però tutti questi autori che ho conosciuto, soprattutto nei cineclub, perché all'epoca la cultura ce l'avevamo andando al Film Studio, all'Azzurro Scipioni, al Cineclub Tevere, al Politecnico, insomma, c'avevamo, queste erano le nostre biblioteche dell'immagine. Insomma, alla fine, ecco, una bella cultura me la son fatta e ho cominciato ad avere le idee chiare su quello che avrei potuto fare. Però tutto sarebbe dipeso da come sarei andato a Non Stop, alla famosa televisione, programma televisivo,
che mi ha lanciato e grazie al quale poi Sergio Leone diventò il produttore, credette in me e abbiamo iniziato con Un Sacco Bello. Ed è stato l'inizio di qualcosa di meraviglioso. Assolutamente. Carlo, io ti ringrazio tanto sempre, mi viene da dire anche a nome di Valerio, che sicuramente vorrà aggiungere qualcosa per la tua generosità con cui ogni anno, questa se non sbaglio è la terza volta. Non è gelosia, è quasi un atto dovuto secondo me, perché voi siete il nostro pubblico, cioè dobbiamo, cioè siete quelli che poi vanno a pagare il botteghino, quindi bisogna anche venire da voi in qualche maniera, non è che dovete sempre venire voi da noi. Scusi, si deve fare, anzi, ricordiamo che sbagliano quelli che se la tirano, non vengono, non gli va, sono stanchi, fino là, non ma va, devo parcheggiare, ma no, io sto a mare, sto in campagna, ma dove vado, a Monte Cocci, ma chi mo fa fare? Molti pensano così, molti sono così, però io non sono così, io ho molto, per me il pubblico è qualcosa di speciale, perché senza il pubblico io non sarei qua a continuare a parlare del cinema, francamente, io la mia carriera l'avrei già chiusa. Però, visto che c'è ancora, loro sono la mia benzina, quindi fino a quando c'è questa benzina vado avanti finché posso. Grazie Carlo. Ma grazie a voi. Grazie. E guardatevi questo bel film, con una bellissima interpretazione di Nino Manfredi e una bella regia di Ettore Scola. Allora, ringraziamo ancora Carlo. E ringraziamo anche, c'era Giorgio Galeazzi del Comitato Balduina, chiedo un applauso che prima mi sono scordato, scusate, un applauso a Giorgio. Vi ricordiamo che alla Scuola Leopardi proseguono le arene del Comitato Balduina, quindi vi invitiamo a seguire le loro pagine Facebook e il loro programma, perché abbiamo un altro cinema all'aperto qui vicino. Poi voglio salutare Giulian Colabello, consigliere municipale, che 3 anni fa e quest'anno ci ha aiutato a seguire un po' di questioni tecniche. Un altro applauso alla sindaca Virginia Raggi, che ringraziamo per essere qui stasera. C'erano in corso dei lavori intorno al parco e lei si è fatta garante che si riuscisse a iniziare la manifestazione, quindi va il nostro ringraziamento. Ribadisco quello che ho detto prima e che dicevo prima alla sindaca, abbiamo tutti bisogno che le istituzioni della città dialoghino senza guardare la campagna elettorale, quindi l'appello che rivolgo a lei, ma rivolgo anche, c'è Veloccia, c'è Sabrina Alfonsi e a tutti gli altri, è quello di parlatevi, perché abbiamo bisogno ancora che le amministrazioni dialoghino e le istituzioni diano la possibilità a noi operatori culturali di dare una risposta al Covid in termini culturali e sociali, e questo possiamo farlo solo se abbiamo tutti voi al nostro fianco, indipendentemente dal partito e del colore politico. Giorni fa abbiamo ricevuto da Gioventù Nazionale un blitz al Cinema Troisi e c'era questo striscione che diceva che eravamo sul libro paga di Raggi, Franceschini e Zingaretti, al di là che la sindaca non ci ha mai dato un euro perché non abbiamo mai chiesto soldi a Roma Capitale, e quindi purtroppo sul libro paga da Raggi non ci siamo. Chiedo un applauso per il rapporto che va di occupazione pubblico, però quello che abbiamo risposto noi è stato di, visto che Gioventù Nazionale è la giovanile di Fratelli d'Italia, è stato invitare Giorgia Meloni per dirgli vieni a vedere che cosa abbiamo fatto al cinema Troisi, le ipoteche che abbiamo messo sulle case per ristrutturare un cinema di proprietà pubblica, peraltro costruito in epoca fascista, e quindi ti dovrebbe interessare particolarmente. Naturalmente Giorgia Meloni non ha risposto, però il nostro atteggiamento è sempre quello che, come fu con Lucia Borgonzoni quando era sottosegretario ai beni culturali, è dialogare con le istituzioni, quindi alle istituzioni chiediamo lo stesso. Sei d'accordo Carlo per Roma? Assolutamente sì. Grazie. Più facciamo meglio è. Un ultimo applauso alla Ser Film di Vigliar, c'è qui il giovane Vigliar, ti prego di alzarti, che si vergogna Carlo, invitalo, è il figlio di Massimo Vigliar, che ha i diritti del tradetto Carlo. Ti devi alzare. Ho visto quando eri piccolo così, vieni qua, dai. Vieni qua e dai un applauso! Grazie a Monica e a Massimo Vigliar della Ser Film per l'autorizzazione alla proiezione del film. Mi sembra di aver salutato tutti, grazie a tutti i ragazzi del grazie Cinema America, Gelsomina, Lollo, Elena, Cristina, Valerio, tutti, Alessio che seguirà il parco insieme a Sergio Andrei. E c'è una bellissima scritta su quel muretto che ricorda tante cose, ma soprattutto ricorda quanto è bello il cielo sopra Roma. Quindi continuiamo a vedere Roma bella com'è. Grazie. Grazie a voi, grazie a tutti. Buona visione.